Alcuni cenni storici della villa. La costruzione della villa fu commissionata dal conte Ludovico Belgioioso all'architetto di origine austriaca Leopoldo Pollack. Costui iniziò la sua opera nel 1790 e la completò dopo 6 anni. Dal 1796 presero avvio i lavori di decorazione interna, partendo dal primo piano. Purtroppo il conte non riuscì mai a viverci, poiché morì prima del completamento della villa. La proprietà, dopo la sua morte, nel 1802, passò alla Repubblica Italiana, durante il periodo di dominazione francese, e divenne residenza milanese dell'imperatore Napoleone Bonaparte. Col ritorno degli austriaci, la villa divenne la residenza del maresciallo Radetzky, e nei suoi locali nel 1849 fu stipulata la pace di Milano tra i cittadini milanesi e l'Austria. Nel 1920 la proprietà passò sotto il comune di Milano e un anno dopo ne fece la sede della Galleria d'Arte Moderna. Non tutti ricordano che la villa fu oggetto di un attentato dinamitardo da parte di Cosa Nostra. Il 27 luglio 1993 un'autobomba all'altezza del PAC, Padiglione di Arte Contemporanea in via Palestro, esplose causando la morte di 5 persone, 3 vigili del fuoco, un vigile urbano e un marocchino che dormiva su una panchina lì vicino. Thank you.
Siamo giunti alla conclusione del nostro viaggio presso la Galleria d'Arte Moderna, all'interno della Villa Belgioioso o Villa Belgioioso Bonaparte, o meglio Villa Reale di Milano, oppure Villa Comunale, o meglio Villa Palestro. Tanti nomi per un solo luogo. Milano è anche questo, tante curiosità da scoprire insieme. Se vuoi unirti a noi, vieni, basta aver voglia di viaggiare, mangiare e bere. Il video è dedicato a 5 persone speciali.